Grazie ancora. Adesso abbiamo un po' di tempo, se ci sono interventi o domande, insomma. Parlo a nome di tutti i colleghi delle facoltà, anche se devo dire la verità che vengo qui perché so che da lì si sente male, sono abituato a essere in quest'aula, ma devo dire che nonostante io entro nelle arene dei docenti, dove voi non sapete cosa succede, ma di fronte a quello che abbiamo sentito adesso sono emozionato e impaurito, lo devo dire col cuore, ed è difficile intervenire dopo aver sentito due interventi, due testimonianze così forti. Proverò a dire in pochi minuti, anche perché credo sia interessante sentire il dibattito, le domande che verranno fuori. Io vorrei dire che anche noi come università, l'hai detto tu Vincenzo, abbiamo una responsabilità, anche noi usiamo questo termine, c'è una responsabilità sociale dell'università, c'è quella dell'impresa, talvolta usata un po' come leva di marketing, vogliamo usarla nel vero senso del suo significato, insomma, di questo termine, perché noi dobbiamo esserci su temi di questo tipo. E troppe volte noi, anche ad Agraria, i colleghi di veterinaria, di scienze politiche, ci siamo un po' concentrati sul sud del mondo, questo sud lontano dove abbiamo speso del tempo, delle ricerche, e abbiamo un po' dimenticato il nostro sud, e questo credo che sia un errore forte. Io me ne sono accorto, io ho fatto 10 anni di cooperazione internazionale, poi a un certo punto sono tornato a casa, non stanco, molto contento, eccitato, però qualche collega mi ha fatto notare, ma ti sei guardato attorno? Mi sono guardato attorno e ho visto una montagna di sprechi, di prodotti, nella mia stessa città. Abbiamo quindi con un gruppo di studenti avviato un'iniziativa che in qualche modo contribuisse a questa lotta, ed è stata molto più forte come esperienza rispetto a tanti interventi che abbiamo provato a fare lontano. E questa vicinanza in qualche modo ci ha fatto capire che le alternative esistono, e quindi questa aggettivazione credo che sia molto forte, e che noi nella nostra esperienza universitaria, in questa testimonianza che portiamo, questa micro testimonianza in questa città, in questa regione che in fondo è la storia della cooperazione, è la storia dei consorzi, e che però vi è anche molto vicina e che potrebbe essere ancora più vicina in un ponte che non è il ponte di Messina, ma che potrebbe essere qualcosa che costruiamo assieme in un'alleanza in cui credo ci sia già qualche seme. Noi abbiamo fatto un'associazione finta fra docenti che sono presenti qui, finta nel senso che non c'è bisogno neanche dello strumento giuridico, si chiama Povertà Nuove Ricchezze. Ecco, e la povertà è vista come un qualcosa di bello. Ecco, questo che mi ha colpito molto delle parole di Monsignor Bregantini, questa bellezza e questa identificazione, concludo subito, e questa identificazione con la bellezza e col sole della Calabria. Il sole è energia, agricoltura e produzione, e noi avremo molto da darvi sia sull'energia, penso al nostro collega Vincenzo Balzani, sia sull'agricoltura, ma anche sul tutto il resto. E quando Monsignor Bregantini, e concludo veramente, parlava di marginalità, di tipicità e di reciprocità, vedevo la storia dell'agricoltura, le aziende marginali che hanno dovuto in qualche modo inventarsi la tipicità, che però c'era, ma che significa anche identità forte, l'identità, e che questo porta appunto a una nozione di comunità, è quella che noi stiamo vivendo qui in questo momento. Quindi io posso dire che non solo noi non ci stiamo, ma ci siamo veramente. Grazie. Condivido anch'io, come il professore, la difficoltà a parlare dopo due testimonianze così autorevoli. Io sono Gianluca della Gioventù Francescana di Libera Emilia Romagna, studente che rientrerà nella provincia di Ragusa, che è insomma la provincia da dove vengo. E sì, sono state fatte delle sottolineature molto interessanti. Vorrei iniziare da una considerazione
che ho avuto modo di fare in seguito all'ascolto di un intervento molto interessante di Antonio Ingroia, il sostituto procuratore di Palermo. Ecco, lui qualche giorno fa a un convegno sulla figura di Pio La Torre diceva che il delirio della parentesi corleonese nella storia di Cosa Nostra è veramente un momento circoscritto del modo di agire della mafia, il cui fine primario, come giustamente Vincenzo ci ricordava prima, non è quello di uccidere, ma è quello appunto di infiltrarsi. E la mafia uccide nel momento in cui trova gli anticorpi di un tessuto democratico. Allora, normalmente il ruolo della mafia è quello di delegare alla borghesia mafiosa il potere di mediazione per poter esercitare il proprio primato nel territorio. Ecco, i corleonesi nella storia di Cosa Nostra sono stati l'esempio di una rottura con questo modello di pax mafiosa. A un certo punto i corleonesi decidono di imporsi sulla borghesia mafiosa, sottraendole il potere di mediazione. Ovviamente quando parliamo di borghesia parliamo non solo di imprenditori, parliamo di classe dirigente in generale. Allora i corleonesi decidono di imporsi e di sottrarre questo potere di mediazione alla borghesia mafiosa, e proprio per questo scatenano gli anticorpi della democrazia da parte di componenti di questa borghesia mafiosa, che passano dalla parte della magistratura, passano dalla parte della società civile che lotta, e si ha appunto una reazione da parte dello Stato che porta appunto alle stragi, alla stagione delle stragi. Oggi si è chiusa quella parentesi e in Sicilia si afferma ancora una volta questa pax mafiosa, dove appunto, come giustamente Vincenzo ci ricordava, non c'è più il colluso ma c'è l'affiliato. Ecco, penso che questo sia importante da ricordarci. Volevo chiedervi di ritornare a proposito appunto di queste connessioni con la classe dirigente, perché forse siamo abituati a ragionare in modo diverso, siamo abituati a pensare che appunto la mafia sia una patologia estranea al tessuto della società civile che si organizza, invece si tratta di una fisiologia della selezione della classe dirigente. Ecco, questo penso che è stato toccato dalle vostre considerazioni, sarebbe bello se poteste ritornarci. Poi volevo appunto ricordare che qualche giorno fa c'è stata una intervista rilasciata su un quotidiano nazionale da Maria Falcone, che proprio in questa direzione del monito da parte delle coscienze nei confronti appunto di questa selezione fisiologica della classe dirigente che è la mafia, ci diceva appunto che ci sono dei politici che dopo 15 anni, domani ricorre il 15° anno della strage di Capaci, ci sono politici che sanno, che potrebbero parlare ma non lo fanno. Ecco, anche Rita Borsellino, che appunto non è sicuramente la prima venuta, parla in una sua intervista di classe dirigente che ha voluto la morte di quei magistrati che erano impegnati in prima linea. Ecco, insomma, penso che sia importante ricordarcelo e ecco, volevo chiedervi insomma di ritornare su questo tasto molto dolente. A Monsignor Bergantini volevo chiedere una lettura da un punto di vista pastorale. Monsignor Naro, il vescovo che purtroppo ci ha lasciato di Monreale, una diocesi della Sicilia, diceva che appunto la Chiesa è lo specchio della società. Non esiste una società civile separata dalle istituzioni, non esiste una società civile separata dalla Chiesa. Quando si alza la coscienza democratica nella società civile, si alza la coscienza democratica che coincide con appunto la fede nel Cristo risorto anche da parte della Chiesa, che porta poi a denunciare. Monsignor Naro, che ha speso appunto la sua profezia nei confronti della mafia, diceva che non si può oggi pensare di assolvere o di condannare. Nel momento in cui la società matura, la Chiesa matura, noi ci dobbiamo sottrarre al delirio deresponsabilizzante che porta a indicare nelle istituzioni il cancro, quando il cancro ce l'abbiamo innanzitutto noi, che formiamo la Chiesa, che formiamo le istituzioni. Però ecco, diceva Monsignor Naro, per quanto riguarda la pastorale antimafia ci sono dei documenti, ma le prese di posizione chiare, determinate rispetto all'azione del singolo prete o del singolo vescovo che viene lasciato solo ancora fanno pensare. In una terra come quella del Meridione, dove
il catechismo arriva al 100% dei ragazzi, però appunto, e io ne sono l'esempio, che sono cresciuto nella mia terra, sono contento di ritornarci, al catechismo così come anche a scuola non ho mai sentito parlare di appunto coscienza civica, di valori come la giustizia, la pace e quindi il bene comune. Vi ringrazio. Come è visto questo approccio pastorale che mi sembra un po' unico e non almeno a quanto si sente dalle notizie che ci danno, ad esempio su quanto si parla nella CEI, i problemi sembrano sempre altri. E vorrei sapere, invece, visto che lei partecipa comunque, membro attivo della CEI, quanto queste problematiche sociali siano rilevanti anche da un punto di vista pastorale. Sono calabrese d'origine, quindi intanto vi ringrazio per la testimonianza di coraggio, non è un ringraziamento formale, ma da calabrese sento tutta l'intensità di questa gratitudine, quindi veramente grazie. E da calabrese quindi conosco questa realtà, per cui anche le dinamiche che Vincenzo descriveva, in particolare questo senso del destino, questa accettazione del destino, è veramente radicata appunto in quella cultura. E, raccolgo anche l'invito di Monsignor Bregantini, perché è qualcosa che per un calabrese che da tanti anni sta fuori, rimane sempre all'orizzonte questo desiderio di tornare, di fare delle cose. Fortunatamente in questi anni la realtà che Vincenzo descriveva è una realtà che non solo conosco, ma appunto facciamo anche delle cose insieme, quindi la rete CGM è una rete che condividiamo anche con altri. E io mi imbatto però, oltre a questo senso del destino, in un'altra parola fatale dei calabresi, almeno nella zona da cui provengo, la sistemazione. Quindi c'è un destino passivo e poi c'è mi devo sistemare, che è ancora più sottile, ancora più pericolosa, perché il destino è qualcosa che si accetta passivamente. Il mi devo sistemare invece è proattivo, perché poi si attivano tutta una serie di strategie per dire la posizione sociale che 20 anni fa era del signorotto di paese deve essere la mia. Io mi imbatto in questo, fino a una decina di anni fa riuscivo a dialogare, non dico un eufemismo, ma veramente a parlare con lo stesso linguaggio con i miei amici che 20 anni fa stavamo lì insieme a fare i sit-in sulla spiaggia quando devastavano la spiaggia, quindi mettevano i massi per proteggere le case abusive, condonate. Questi miei amici hanno la villa e quando io arrivo con una semplice Megane, con un appunto e un cellulare di 60-70 euro, devo competere con cellulari, ville, macchine, e il giro in barca lo si fa sulla barca di questi amici, non si noleggia il pedalò sulla spiaggia di Rimini, no, si va sulla barca. Questa è una grande difficoltà e nel corso degli anni io vedo che questo sistemarsi significa chiudere i ponti con l'esterno. Io ho difficoltà di parlare proprio un linguaggio in cui appunto tutto lo scenario di Vincenzo in alcune zone della Calabria praticamente è impossibile neanche descriverlo, perché mi viene detto il contratto delle cooperative sociali è basso per noi, per cui gli anziani di alcune zone preferiscono le badanti e tenersi tutta una serie di disoccupati che potrebbero tranquillamente dar vita, questo è un esempio per farne soltanto uno, a una cooperativa sociale di assistenti di base, ma questo per alcuni diventa offensivo. Allora la domanda è, nello scenario che ha descritto Vincenzo ci sono dei fattori esterni anche, no? A cominciare dalla provenienza di Monsignor Bregantini, che si porta dietro chiaramente l'esperienza di eccellenza della cooperazione sociale, uno scenario in cui c'è un progetto nazionale della Chiesa italiana, c'è una rete, appunto la rete CGM, però chiaramente c'è una spinta anche dal basso. Mi chiedo, spegnendo le luci
no? Di questo scenario esterno, di questa regia che vede tanti fattori esterni, quanto questo processo appunto di coscientizzazione si sta radicando, è radicato nel calabrese appunto che o sta aspettando il destino a casa, la fatidica telefonata perché ha vinto il posto pubblico, oppure si sta proattivando per la barca e la villa. Ecco, questo processo di coscientizzazione, ecco, a che punto siamo? Volevo sapere da Vincenzo cosa intende dell'alleanza, la parte conclusiva, cioè se può fare un esempio pratico, e da Monsignor Brigantini, che secondo lei di che professionalità c'è bisogno in Calabria? Buonasera innanzitutto. Io mi sento calabrese anche se sono 20 anni ormai che sono qui e sono uno di quelli che ha studiato e poi non è tornato, però ho fatto altre cose, io amo tantissimo questa terra, per cui mi sento calabrese non di origine, calabrese basta, insomma. Allora, questo è il punto. Ho avuto la fortuna di studiare qui all'università e poi di girare un po' per il mondo, per lavoro. E da 2 anni mi occupo del mercato italiano, in particolare del sud, quindi l'ho visitato anche per cercare di capire. E tra tutte le regioni del sud, la Calabria in particolare è quella che veramente è molto più arretrata di tutto il resto. E, dico, ma io che cosa posso fare dopo aver fatto tutto ciò? E allora ho cercato di capire in che modo mi posso dare una mano. E volevo raccontare un piccolo segno, ma proprio piccolissimo, perché secondo me parte da lì il tutto. 2 anni fa mi è capitato, ho un fratello che è rimasto giù e lui non voleva assolutamente andarsene, ma aveva la possibilità di rimanere e si è inventato un lavoro. E ho detto a mio fratello, tu devi fare le cose seguendo la lettera, la legge. Devi dare un segno, un piccolo segno, che impegnandoti ce la puoi fare. E quello che io ho notato è che la principale difficoltà è anche convincere i propri genitori, la propria mamma, perché la prima resistenza è nella famiglia. 2 anni fa lui ha comprato un circolo, questo circolo ha seguito la legge, ha fatto la domanda al comune, ha fatto la domanda all'ASL, ha fatto tutto. Le principali difficoltà venivano dal funzionario comunale, dal sindaco, dall'ASL. La persona, l'unica persona che aveva la sensibilità di capire era il maresciallo dei carabinieri, perché gliel'hanno chiuso naturalmente in periodo estivo per non farlo lavorare. Quando ho capito che l'unica sensibilità veniva dal maresciallo dei carabinieri, ho detto, Cesare, il nome di mio fratello, vai a parlare da solo con lui. Sono convinto che in questo territorio l'unico che ha capito è lui. E fagli questa semplice domanda. Devo venire da lei oppure devo seguire il consiglio di mia mamma, di chiamare il compare che farà firmare l'uomo dell'ASL e ti darà il permesso per aprire. Questo è il dramma. Io ho detto, mamma, nessun compare, si va dal maresciallo. Ma mio fratello è scoppiato in lacrime dinanzi a lui, a tu per tu. Ecco, questo era il piccolo segno che ho voluto dare a mia madre e che poi, dopo che ha aperto il circolo, gli ho detto, diamo un segno e facciamo capire che noi abbiamo aperto seguendo la legge. Ma questo, monsignore, è una cosa difficilissima da fare, anche con la propria mamma. Questo è il primo piccolo segno che bisogna fare, che tutti noi che abbiamo origini e che andiamo in quella terra, dobbiamo partire da noi stessi, perché questo è importantissimo, prima di tutto. Quindi fondamentale rispetto assoluto della legge e quell'esemplarità nel comportamento. Il secondo punto è questo qui. Io sono originario dell'Alto Crotonese. Un mio amico è presidente del consorzio dell'olio d'oliva DOP di quell'area. E ho detto 2 anni fa, quando c'è stata la raccolta, fatto, tu devi portare il prezzo dell'olio d'oliva, devi anche se ci rimettiamo, non ha importanza, devi fare, era 230-240 euro al quintale, ho detto portalo a 350 e non ti preoccupare, tutti gli agricoltori lo porteranno qui, non vi preoccupate, anche se ci rimettiamo, non ha importanza. E l'abbiamo fatto, è stato un segnale.
tutti erano contenti, ma cosa è successo? Noi non siamo riusciti neanche a venderlo l'olio, ancora ci abbiamo rimesso un po' di quattrini, però non aveva importanza quello. Però era il segnale che in quella terra, in quel territorio, si poteva fare qualcosa. Ecco, questi sono i piccoli segnali, secondo me. E, noi, e poi è fondamentale quello che diceva lei, cioè l'alleanza. Ognuno poi fa un percorso di vita, c'è chi può ritornare, non può ritornare, però oggigiorno con i mezzi di comunicazione, con la possibilità di comunicare in tempi brevissimi, di spostarsi, internet, eccetera, eccetera. Realmente è veramente dove c'è il cuore che è importante, non è proprio anche la presenza fisica è fondamentale, però è questo che è importante. Io credo che la Calabria ce la possa fare perché è soprattutto partire da noi, che abbiamo qualche radice con il luogo, perché io vedo che c'è, come diceva il primo intervento, cioè forse si va in giro per l'Europa, in giro per il mondo, si va nel sud del mondo, ma il sud nostro lo si conosce poco. Grazie. Mi riferisco all'argomento del richiamo del turismo in Calabria. Io forse sono stato un antesignano da bolognese della Calabria, perché io ho avuto l'occasione per 3 anni di andare al santuario di Polsi durante l'ottavario della Madonna, con delle vicende che soltanto chi aveva un po' la curiosità di verificare come era fatto questo mondo, ecco, poteva affrontare. La prima volta, partendo da Santa Eufemia, credo, ecco, ho avuto un problema di mettere a posto la macchina e ho parlato con il meccanico che aveva lavorato a Modena e quindi lui mi ha ritenuto un amico di dirmi un consiglio, insomma. Quindi ho sistemato la macchina, mi ha fatto fare un giro per il paese e poi mi ha detto, ma te sei matto andare a Polsi? Beh, perché? Dico, io ci voglio andare. Dice, ma perché? Ma dico, fra le altre cose ho tirato fuori la prima realtà che c'era, ma era la minore, perché un padre gesuita, bolognese, amico, officiava nel santuario. Ecco, arrivato fuori orario, perché ci sono arrivati a mezzogiorno, quando tutta la gente ci arriva alle 8 della mattina, alle 7 della mattina, ecco, sembravo un marziano capitato in un mondo sbagliato, insomma, perché da una parte la polizia, dall'altra parte gli andranghettisti e poi tutto questo specie di disponibilità di persone che vendevano gli agnelli, vendevano la soppressa, il formaggio, insomma, era una cosa dove mia moglie era spaventatissima, insomma, no? Quindi, ma soprattutto non riuscivano a capire cosa ci facevano due che non parlavano, nessuno non parlava nel piemontese, nel milanese, perché questo sarebbe stato un calabrese che ritornava, ma cosa ci venivi a fare te, insomma, ecco. L'anno dopo invece sono partito dalla Spromonte alle 4 della mattina, come fanno tutti, per andare a Polsi e quindi facendo tutti questi tratturi al buio che se uno sbagliava strada io ci andavo dietro, chissà dove andava a finire, insomma, ecco, perché, ecco. E lì abbiamo avuto l'avventura di incontrare i forestali. Io ero rimasto un po' indietro di fronte a un bivio, non sapevo dove andare. Ecco, fermatomi lì, mi sono mosso un pochettino, mia moglie è terrorizzata a restare in macchina, perché quando sono tornati indietro la macchina era circondata da 8-10 forestali, i quali anche loro non si interessavano dove io dovevo andare, ma perché eravamo lì. Ecco. Allora lì alla mattina ci siamo arrivati, che erano all'orario delle funzioni. Ecco, però vedere tutta la famiglia partire dai ragazzini con tutte le generazioni che c'erano fino ad arrivare agli adulti, entrare in chiesa, c'era chi faceva tutta la navata in ginocchio, ecco, ho colto un tipo di religiosità che stonava completamente rispetto a tutta l'atmosfera che c'era. Allora, la terza volta eravamo già un pochettino più vaccinati, quindi la cosa non ci faceva più tanto effetto, ecco. Le volevo chiedere, un'altra volta sono passato anche da San Luca, sono passato. Ecco, se ci tornassi a Polsi, è ancora la stessa realtà o è cambiato qualcosa? Comincio io a rispondere, guarda, rapidamente, poi Vincenzo chiude. È molto bello dialogare con voi anche in questo luogo. L'attenzione al sud dell'Italia ha delle caratteristiche che assomigliano a tanti sud del mondo, quindi è molto analogico il fatto, no? Molto analogo, però
ha poi delle caratteristiche di ritorno, se le coltiviamo, molto interessanti, perché in pratica le dinamiche sono molto vicine rispetto ad altre realtà del sud del mondo. Quello che noi notiamo in questa nostra vicenda è che in piccolo, se noi riusciamo a cogliere bene le situazioni, riusciamo a cogliere anche realtà mondiali e viceversa. Ma specialmente questo. Per esempio, noi abbiamo degli istituti missionari, i padri della Consolata, che hanno una casa a Platì come comunità religiosa. Perché? Perché la realtà di Platì allena moltissimo i ragazzi poi a entrare nella dinamica del mondo, della realtà più grande, no? Quindi è molto utile, è una specie di trampolino di lancio per certi problemi e di verifica dell'efficacia di altri. Abbiamo il discorso delle energie del sole, no? Applicato al sud è molto prezioso, ma ancora poco si fa. È la provincia di Bolzano che ha più, io lo dico, diventate rossi, dico, ma è così, la provincia di Bolzano è quella che meglio utilizza il sole, non la provincia di Agrigento o di Reggio Calabria. Ecco. Allora, se noi riusciamo a trasferire questo know-how, eccetera, no, è molto utile. Per quanto riguarda in specifico l'aggettivo alternativo, avete colto che è un po' l'aggettivo che corre in tutta la realtà di questa sera. Si tratta di esserne cosciente. In specifico, la figura di Monsignor Cataldonaro è veramente anche per noi, per me in particolare. Molte conversazioni mi hanno illuminato tantissimo e alcune mie lettere pastorali, in specifico su questi temi, spese dopo l'omicidio Fortunio, con lui abbiamo fatto una lunga riflessione ad Assisi nel convegno dei Vescovi e i punti che lui mi ha dettato sono ancora per me molto fecondi. Qual è il punto? Bisogna riuscire a portare a fine in fondo questa realtà. Una delle sue caratteristiche era proprio queste. E non pensare di vincere il problema così, perché, cioè, non partire, potremmo dire, con la lancia in resta. Occorre essere molto concreti, mirati, saper valorizzare i piccoli momenti, ma insieme tenaci. Per esempio, anche lui teneva molto alle reti e alle alleanze, e un'altra realtà era l'esempio positivo di testimonianza, dei segni positivi. Ecco, cioè che in pratica la lotta non si fa contro la mafia isolandosi o da soli, no? Ma si fa insieme. L'esempio che noi facciamo è questo: se una collina scivola, si può certamente mettere in fondo una grande muraglia, ma prima o dopo la collina è così forte, spaccherà la muraglia. Se invece sulla collina io pianto migliaia di piccoli alberelli, piccoli però con le radici diffuse, riesco a fermare la collina. Questo è il compito soprattutto della Chiesa, anche in risposta alle altre domande che mi sono state chieste. Certamente la realtà della Locride ha una serie di tipicità specifiche, non sempre siamo appoggiati. Però in generale possiamo dire, anzi, come stasera si è visto anche dalla vostra condivisione, sentiamo di avere un grande appoggio da parte di tutte le realtà ecclesiali. Un segno ne è il fatto che mandiamo a tutte le diocesi il profumo del bergamotto alla messa crismale, no? Mandiamo una boccettina di questo profumo unico che esiste in Calabria, no? Nei 100 chilometri di costa, questo fiore, questo agrume che solo lì matura, da cui si estrae l'essenza, la mandiamo alle 226 diocesi, ricevendone una straordinaria condivisione, che è un po' la condivisione non solo del bergamotto, ma di uno stile di chiesa, anche se non è automatico. E le tematiche sociali, ecco, questo sì è un problema di tutte le chiese, faticano a entrare nella catechesi ordinaria.
pensate le tasse, pensate il bene comune, pensate il discorso dell'inquinamento, il discorso dei rifiuti al sud, cioè abbiamo un sacco di temi che non entrano purtroppo nella catechesi o nelle omelie o nelle confessioni ordinarie. Infine l'ultima grande domanda, è radicato, ha cambiato questo? Ecco, noi notiamo la fatica, avevamo inizialmente molto più certezza che dai segni chiari e limpidi e belli che abbiamo posto si passasse a una cultura, invece non è automatico, bisogna molto lavorare ad accompagnare i segni. Però avete capito anche una delle ragioni per cui la fatica c'è. Il discorso di Vincenzo è stato così articolato che ha fatto cogliere che la dinamica dei segni è passata alla logica di fondo, la dimensione sociale e politica, la lotta globale alla situazione. Ora è chiaro che alzando il livello la lotta è molto più ampia. Se prima lo spettro di battaglia era quella realtà limitata, adesso si allarga ed è chiaro allora che i tempi sono molto più lenti ma molto più incisivi. Ora qual è la soluzione? È quello di accompagnare fedelmente, pazientemente e tenacemente, tramite però le alleanze, come è avvenuto questa sera. Il convincere la propria mamma, è vero, gran parte dei problemi nascono da qui, dalle nostre case, che impediscono ai ragazzi di liberarsi in volo, spesso chi a tagliare le ali dei figli sono i genitori. E ora qui occorre il coraggio di una comunità, di un parroco, di un'esperienza, di segni che dicano a questa mamma: è bello quello che noi proponiamo, è difficile ma molto più denso e molto più ampio, no? Mia mamma vive con me giù nella Locride e quando mi hanno messo la finta bomba il giorno del mio ingresso a Gerace, adesso dico: come faccio a dirglielo a mia mamma? E lei mi ha risposto: e vabbè, non ti preoccupare, si muore una volta sola. Allora, per dire, avere avuto una mamma che mi sta accanto, che mi fa ogni giorno le prediche, anche oggi, vai a dormire, mi raccomando, eccetera, no? Però so che la sento vicina in tutte le realtà che mi appoggia, mi aiuta tantissimo. Ecco, perché è vero che i primi alleati che ci dobbiamo fare, anche se con fatica, sono i genitori. Per quanto riguarda Polsi è cambiato tantissimo. Finalmente siamo riusciti a fare la strada asfaltata fino al santuario. Non ci sono più le uccisioni degli agnelli, eccetera, perché meno male. Abbiamo diviso l'area mercatale dall'area del... cioè tantissime cose, soprattutto ormai ne facciamo una sede di incontri, però anche queste realtà un pochino arcaiche in fondo danno di quel santuario una cosa unica, perché così è il santuario di Polsi, è nato in un ambiente rurale e riflette di questo ambiente. Certo, noi lo vogliamo migliorare dal punto di vista della, senza perdere, perché quello che vorremmo è che Polsi rimanesse Polsi, ecco, non diventasse una fotocopia di San Luca, non di San Luca Paese, di San Luca il vostro santuario. Ecco, come vedete, l'appello, come è stato detto da Vincenzo, gli cedo subito la parola, è quello di venirci a visitare, come già avete fatto in molte iniziative, perché la visita è veramente feconda. I ragazzi del Trentino o dell'Emilia che vengono una settimana, 10 giorni in Calabria, imparano tantissimo. Tornano dicendo: quelle cose che noi abbiamo per scontate non sono scontate altrove. E quindi cominciano a ringraziare, a essere molto più coscienti di quanto già hanno, senza magari rendersi conto di quello che in effetti già godono. Quindi il confronto li matura e poi crea in loro un gesto di reale solidarietà, perché queste alleanze nascono dopo aver visto con queste vacanze che non sono solo il mare, ma è tutta una serie di cose alternative. Ora la parola a te, Vincenzo. Grazie.
la responsabilità dell'università, ma sono veramente contento di aver sentito questa affermazione, questa frase. E devo dire che anche nella nostra realtà soffriamo questo stacco, questo distacco col mondo accademico e universitario. E lo soffriamo doppiamente. Uno, perché in qualche maniera riteniamo che l'università debba diventare una grande alleata dentro questi meccanismi di cambiamento, di sviluppo di nuova democrazia, eccetera. E soprattutto non debba diventare luogo di iniziazione a quel sistema, ma deve diventare luogo dove questo si impara a fare democrazia, si impara a fare libertà. La seconda cosa è che noi sogniamo un'università che sia al nostro fianco soprattutto su due cose, qui parlo da imprese sociali, su due cose che per noi sono il pane, sono, diciamo così, l'elemento fondamentale, la ricerca e l'innovazione. Cioè, noi ci ritroviamo a fare ricerca e innovazione artigianalmente, con le nostre misere forze, e mentre avremmo un bisogno assoluto di compensare le difficoltà che abbiamo rispetto al mercato, rispetto alla scarsità di strumenti finanziari, rispetto a tutto quello che porta a far sì che i nostri cooperatori sudino tre volte tanto di un'impresa, per esempio al nord, per arrivare a competere alla pari, e noi avremo bisogno veramente di questa grande complicità dell'università in questo percorso che facciamo, a tirar fuori cose innovative. Cioè, io mi aspetterei che l'intuizione dei lamponi d'inverno sia un'intuizione che nasca in diversi campi in un rapporto costante e continuo con l'università. Qui a questo punto veramente stendiamo l'appello a tutti, università nostra in regione, università anche qui, insomma, perché si crei una complicità anche da questo punto di vista. La domanda difficile, insomma, mafia, fisiologia o patologia della classe dirigente? Boh, io dico una cosa. Intanto partiamo da un presupposto fondamentale senza il quale difficilmente si riesce a capire anche le altre situazioni, no, difficili che tu giustamente enunciavi. C'è un meccanismo regolatore della società meridionale, in particolar modo della Calabria, che è il meccanismo dell'appartenenza. Cioè, l'idea di fondo è che tu non vieni promosso, valorizzato per quello che sei, vali o dimostri di valere, ma tu vieni valorizzato sulla base delle appartenenze che riesci a esibire a determinate realtà che riescono a scambiare fette di potere. Può essere un uomo potente, può essere la corrente politica vincente, può essere una loggia massonica, può essere la cosca, può essere qualunque cosa lecita ed illecita, ma che abbia un potere reale nel territorio. Allora, se questa appartenenza c'è, uno riesce a esibirla e a scambiarla, bene, allora in qualche maniera viene valorizzato. Se questa appartenenza non c'è, anche se uno è bravo, anche se riesce in qualche maniera ad esprimere grandi capacità, non riesce, tra virgolette, a farsi strada, non viene promosso, non c'è una mobilità sociale reale. Questa è la triste conclusione, per esempio, di molti nostri giovani che poi arrivano ad emigrare, ad andare al nord. C'è gente che dice, io le mani non le bacerò mai a nessuno, per cui alla fine vado in un posto dove, se valgo, verrò valorizzato, a prescindere dalle appartenenze che ho. Dall'altro lato ci ritroviamo all'altra situazione, cioè che dentro, per esempio, la pubblica amministrazione, dentro la classe dirigente locale, viene valorizzato chi, avendo un'appartenenza, ma pur essendo inetto, comunque riesce in qualche maniera a far pesare il peso di questa, appunto, appartenenza. Questa situazione porta ad avere una classe dirigente che è terribile in alcuni settori, assolutamente inetta, prima ancora che collusa, prima ancora che affiliata, prima ancora che altri tipi di cose. Dall'altro lato, questo meccanismo dell'appartenenza spiega paradossalmente anche il successo della proposta 'ndrangheta. Perché ci sono alcuni ceti popolari che questa appartenenza non solo non ce l'hanno, ma non ce l'avranno mai. E
E allora lì si presenta l'Ndrangheta e gli dice: oh, se tu ti affili sarai rispettato. Guardate che il primo motore di appartenenza all'Ndrangheta non sono i soldi. Il primo motore di appartenenza è questa idea distorta del rispetto, cioè se io divento affiliato sarò rispettato e farò rispettare chi voglio io, che poi alla fine è la famiglia, i parenti, eccetera, eccetera. Questa situazione qui porta paradossalmente a far sì che siano proprio le realtà, tra virgolette, che più vorrebbero tenere alta la testa, che diventano i baluardi dell'Ndrangheta, dentro una proposta che poi è una grande fregatura, perché poi questo c'è da dire, la grande mistificazione dell'Ndrangheta è di far sognare soldi, rispetto, eccetera, eccetera, e di ripagare invece con una vita d'inferno, perché poi alla fine, ma parlo di dati proprio dalle inchieste, da tutto quello che si rileva, tutta la ricchezza prodotta, immensa ricchezza prodotta dall'Ndrangheta va a finire nelle mani del 10% degli affiliati. Il resto sono i disperati che rischiano di essere ammazzati, entrano ed escono dal carcere, quello che guadagnano non è vero che è astronomico. Sono state pubblicate delle intercettazioni telefoniche in cui c'erano poveracci che attendevano, autisti dell'Ndrangheta, che attendevano il loro stipendio di 700 euro mensili. 700 euro mensili, no? Fare l'autista del boss. E quindi di conseguenza è a questa categoria di persone che noi ci rivolgiamo dicendo: guardate che vi hanno fregato, guardate che vi stanno fregando. Qualcuno lo capisce questa storia qui. E infatti noi abbiamo avuto anche papà di ragazzi che sono poi diventati dei lavoratori nelle nostre cooperative, che hanno detto: guardate, prendetevi mio figlio perché io non voglio che faccia la vita che ho fatto io. Entrando e uscendo dal carcere, non ho visto i miei figli crescere, mi sono dilapidato il mio patrimonio ad avvocati, le mie figlie dovevano andare a dormire vestite perché c'era l'ispezione dei carabinieri la notte e non si dovevano far trovare in vestaglia. Cioè c'è una grande fregatura, c'è una vita da inferno in questa gente. Vi dico queste cose perché paradossalmente l'Ndrangheta, il grande imbroglio dell'Ndrangheta è quello di proporsi come realtà di tutela della dignità delle persone, con in realtà nascondendo un capitalismo selvaggio che non ha né la forza né la capacità di confrontarsi con le regole di mercato. Chiaro? Dall'altro lato, no, perché guardate, bisogna... Monsignor Brigantini non ha detto una cosa che di solito dice e che è stata veramente un riferimento importantissimo nella nostra esperienza. Una realtà per cambiarla bisogna amarla. Bisogna amarla. Per cui io devo dirvi, da questo punto di vista, che sono di parte, io difenderò sempre la nostra gente, anche quando ha torto, salvo poi, a parte, comunque agire perché quel torto venga superato. Però se non c'è la capacità di capirle alcune cose, se non c'è la capacità di capire che la sistemazione può essere pure quella logica, no, di in qualche maniera famelicità in alcuni casi, no? come la descrive, però è anche la voglia di non voler vivere costantemente nella precarietà, cioè la voglia legittima di non voler vivere costantemente nella precarietà. Io la conosco molto bene questa parola qui, e spesso nella bocca dei genitori non è il desiderio di arrivismo, è semplicemente il desiderio che i figli non passino sulla loro pelle l'esperienza di precarietà, di povertà che loro hanno vissuto. C'è una canzone bellissima di quella cantante catanese, come si chiama, aiutatemi voi, Carmen Consoli, una delle prime canzoni che ha fatto, una poco conosciuta, forse poco commerciale per quello che diceva, che parla dell'emigrazione.
e parla appunto di queste famiglie che venivano spezzate, dei rapporti, delle relazioni, cioè del sangue che sgorgava dentro questa scelta che un pezzo della famiglia, il marito, la figlia, cioè i rapporti più forti dovessero abbandonare la propria terra per sopravvivere. E nel ritornello dice una parola che per me è stata illuminante, questa frase qui, perché mi ha fatto capire il perché anche di alcune apparenti avidità della nostra gente di fronte a delle opportunità gratuite o delle opportunità che venivano date, eccetera. Il ritornello faceva grosso modo così, dice: ho imparato da quell'esperienza dolorosa dell'emigrazione a bere sempre un sorso di acqua in più, per paura di averne nuovamente bisogno. Capite, c'è un'esperienza di dolore anche dietro le situazioni forse poco, oggettivamente poco accettabili, cioè non è che io voglia difendere l'indifendibile. C'è una situazione di gente che in qualche maniera sopravvive a un certo sistema. La diciamo con un'altra metafora che usa la psicologia. C'è una scuola psicologica che dice che la malattia mentale non sta dentro di sé, è il modo malato di reagire a un sistema di relazioni malate, no? Allora, quando ci ritroviamo in un sistema in cui si governa la precarietà e si fa manutenzione della precarietà, in cui vige una regola dell'appartenenza, in cui l'alternativa è o emigrare o ti adegui e in qualche maniera sopravvivi, in cui anche se hai la consapevolezza di ciò che è giusto e sbagliato, no? Come il signor Brigantini, dopo 5-6 anni di lavoro sul territorio ci siamo chiesti: ma perché la gente capisce sempre meglio le cose che diciamo, le interiorizza, però alla fine l'andrangheta si rafforza, i sistemi clientelari si rafforzano, perché capisce e non fa? E la risposta ce la dava la gente. E ci dice: sì, ma io se ricovero mio figlio all'ospedale, mia moglie all'ospedale, no? E so matematicamente che rischieranno la vita se io non andrò ad inchinarmi al primario di turno per chiedergli il favore, in tutti i modi possibili, di curare dignitosamente mia moglie, mio figlio. Ma cosa credete che veramente tutta la gente possa mettere a repentaglio la propria esistenza, quella dei propri cari, e esporsi a un eroismo, tra l'altro, di cui si ha la consapevolezza che produrrà poco? Questa cosa la si capisce, la si riesce a reggere quando uno crea una realtà, quando poi fai la cooperativa, quando poi le cooperative si mettono insieme e fanno un consorzio, quando sai che ci sarà tanta gente che reagirà insieme a te. Ma se sei isolato, ma se sei da solo dentro questo sistema, che fai? Come riesci? Questo non è un giustificare, figuratevi, cioè io così dico a voi, poi torno giù e dico: dobbiamo reagire. No, cioè non è che è assolutamente. Però dall'altro lato non bisogna non capire le difficoltà oggettive, non bisogna non capire perché molti dei calabresi che difficilmente si adeguano, che in qualche maniera difficilmente reagiscono in quel sistema lì, poi vengono in Emilia Romagna e diventano i cittadini modello più critici e rigorosi anche nei confronti delle cose che non vanno. Perché? Cioè, capito? Sono le stesse persone, però in un sistema diverso, in un sistema di regole diverse, in un sistema in cui le cose funzionano in maniera differente. Altra cosa, l'alleanza come? Le maniere sono molto pratiche e concrete. Uno, c'è questa realtà di comunità libere. Io purtroppo ho un solo manifesto di comunità libere, però l'indirizzo su internet è www.comunitalibere.org. Andate a visitare quel sito, scaricatevi il manifesto. Noi su Modena, su altre realtà dell'Emilia Romagna, c'è gente che si sta organizzando per aderire. A Modena hanno capito, dopo la bomba all'Agenzia delle Entrate, che il problema non era solo in Calabria. No? Allora, aderite a Comunità Libere, fate eco, no, a tutto quello che in qualche maniera accade, diffondetelo, portatelo agli organi di stampa, fatelo arrivare a Roma. Cercate di far parte di questa rete che in qualche maniera porta alte
e forti la voce di chi in qualche maniera lì resiste e lotta, e fate una sensibilizzazione a tutti i livelli di questa azione. Dall'altro lato, impegnatevi a guardare e a decifrare il vostro territorio, ma decifratelo bene, perché forse troverete alcune metastasi iniziali che è probabile ancora poter riuscire a rimuovere. Forse rincontrerete alcuni meccanismi di appartenenza che vi dicevo prima, li incontrerete anche in questo territorio, li incontrerete magari nell'università, no? Tu di chi sei? Di quale professore sei? Chi ti porta? E quindi in qualche maniera attraverso questa alleanza può essere che derivi anche la capacità di leggere meglio il vostro territorio, di decodificare meglio quello che accade anche qui da voi e di prevenire che tutto questo si ripeta. Un altro modo è quello che diceva Monsignor Brigantini: venite in vacanza, ma non solo per fare la vacanza, perché sicuramente a noi fa un grande piacere condividere le bellezze straordinarie che possiamo offrirvi, ma anche per conoscere direttamente, far conoscere direttamente questa esperienza, non mediata spesso dalle semplificazioni dei mass media o dal silenzio dei mass media. Terza cosa, che credo che sia fondamentale, è quello di riuscire a creare un meccanismo di osservazione, che è legato alla decodifica che vi dicevo, di osservazione costante del vostro territorio, che vi consenta di cogliere tutte le cose strane che via via sul vostro territorio vanno ad accadere. Proprio in una logica che vuole, dentro quella interconnessione comune, che aumentare il tasso di democrazia qui possa avere anche dei riflessi, diciamo così, altrove. L'altra cosa è la vicenda, è quello che noi sostanzialmente viviamo giorno per giorno. Noi li abbiamo soprannominati i valichi. Cioè c'è un valico per ogni passaggio per andare a creare un'impresa. È un problema in tutta Italia. C'è quel libro recentemente uscito, interessante, no? Volevo solo fare la pizza, mi sembra si chiami, era una roba del genere, no? Le vicissitudini di uno che voleva aprirsi una cosa solo per fare la pizza. E noi abbiamo chiamato i valichi, nel senso che la prima cosa che tu devi trovare è l'informazione, e c'è qualcuno che te la vende. Poi devi sapere come usare l'informazione, c'è qualcuno che te la vende. Poi devi sapere in qualche maniera se ce la fai a far passare la tua richiesta di finanziamento e c'è qualcuno che ti dice sì o no. Poi devi avere l'accesso al credito e anche lì c'è. Cioè, e ognuno di questi è un valico che o superi in una certa maniera o ti leghi dentro quel meccanismo poi di compravendita del voto di cui dicevamo prima. La risposta in questo caso è sempre la stessa, non bisogna stare isolati. Cioè questa idea malsana, io non so da dove venga, che il male organizzato lo si possa combattere solo a colpi di buone intenzioni, senza sudare sangue dall'intelligenza e dal cervello, oltre che dalle braccia, io non so da dove è venuta. Cioè questa idea semplificatoria che vede in qualche maniera che quando ci si trova di fronte a sistemi criminali, sistemi antidemocratici, solo perché noi siamo nel giusto vinceremo la battaglia, è sbagliatissima. A un sistema si risponde costruendo un altro sistema e soprattutto facendo molta attenzione ai mezzi che si utilizzano per contrastare questo sistema di morte. Perché ricordatevi che non è vero che il fine giustifica i mezzi, non è vero neanche che il fine non giustifica i mezzi. La cosa più autentica è che il fine non esiste, è un'astrazione, esistono solo i mezzi. Ed è solo attraverso i mezzi che noi andiamo a porre i mattoni che costruiranno la casa. E se i mezzi sono assolutamente contrari o relativi rispetto al fine, quello che ne uscirà fuori è un aborto. E non basta il fatto di essere dalla parte giusta a salvaguardare dalle cose. Quindi da questo punto di vista una grande attenzione sui metodi, la grande capacità di pensare, di dire questi sono intelligenti ma noi non siamo stupidi e dobbiamo spremerci il cervello finché non riusciamo a trovare una strategia capace di contrastare questi sistemi antidemocratici, violenti, eccetera, eccetera. Ultima cosa, che credo che sia importantissima, non dobbiamo credere al bluff
dell'andrangheta, delle massonerie deviate, che in qualche maniera vogliono vendersi come sistemi invincibili, onnipotenti e quasi sovraumani. C'era un professore dell'Università di Cosenza con cui noi collaboriamo che fa fare un giochetto ai suoi alunni appena iniziano i suoi corsi. Dice: ditemi 10 aggettivi che vi vengono in mente pensando all'andrangheta. Ed escono fuori aggettivi stile onnipotente, invincibile, cioè che sono esattamente, poi lui gli fa notare, gli aggettivi che vengono attribuiti nella mitologia agli dèi, sostanzialmente. No? Non è vero, è un gioco al bluff. È un gioco al bluff perché la loro forza si basa sostanzialmente sul grande inganno della loro invincibilità e della loro onnipotenza. Non è vero. Vi garantisco che spesso sono molto più stupidi di noi. Noi, per esempio, noi abbiamo avuto quell'attentato che è stato prodotto lì, hanno avvelenato le piantine di frutti di bosco, poi lo volevano usare per fare un attacco diffamatorio contro di noi, su alcuni giornali hanno montato su delle cose, cioè avevano in mente sostanzialmente di delegittimare noi, Monsignor Brigantini, eccetera, con tutta questa cosa. Poveracci, non hanno calcolato che quanto ci hanno rafforzato con quella cosa lì non avrebbero mai riuscito a farlo se non l'avessero fatto. Quindi non crediamoci troppo. Grazie.